siamo veramente incastrati alla perfezione. Fra l'altro vorrei ricordare questa immagine, peraltro è dipinta dentro la palazzina d'Uesso, vi ricordate, in fondo al corridoio principale, quindi c'è stato anche un passaggio via D'Annunzio probabilmente a due. Stretto che è quello del fiume e gli aviatori. Vediamo perché questa lì, tra ideali, utopia e rivolta. Ok, cercare di darvi un quadro storico vorrei, su un tema poco documentato, si fa molta fatica e più o meno il tempo assegnato a questa conferenza è il massimo che se ne può tirare fuori, perché è un fenomeno molto circoscritto nel tempo, molto ridotto nella dimensione e assolutamente carente nella documentazione. Quindi cerchiamo di dare un'inquadratura e però anche analizzarlo un po', forse lì qualche cosa possiamo fare. Ho quattro punti soltanto, cioè fiume e la vittoria mutilata, gli aviatori a fiume, fine dell'esperienza e poi alcune considerazioni. Ok, la vittoria mutilata. Fiume è un posto estremamente strano, è una città a maggioranza italiana circondata da campagne a maggioranza slava, per cui già i censimenti di Fiume sono sempre stati terreno di battaglia politica, perché a seconda di come si definisce l'area censita cambia la maggioranza. E avendoci una suocera nata a Fiume, credetemi che queste cose le ho sentite molto a lungo. Ciascuno la tira dalla parte propria e a seconda di quello che si vuole ottenere si riesce anche a dimostrare. L'Italia inizialmente non ha chiesto Fiume. Fiume non è nel pacchetto di obiettivi di guerra che viene contrattato a Londra prima del 24 maggio 15. Noi chiediamo una serie di cose, ma Fiume non c'è. La chiediamo di fatto 5 anni dopo a Londra, a Parigi, il 6 trattato di pace, e quello vedete chi era, diciamo, il protagonista politico di quella occasione, è Wilson. Quello è l'arrivo di Wilson a Parigi, l'arrivo di un eroe, l'arrivo di quello che secondo diciamo, la percezione diffusa aveva salvato l'Europa, che dopo 3 anni di guerra era esangue. Non l'ha salvata tanto con gli uomini quanto con le risorse industriali ed economiche che hanno sorretto l'intesa, tra l'altro in un momento in cui la guerra sembrava destinata a essere infinita, perché con lo stallo sul fronte occidentale non si intravedeva la fine. Questo perché dico? Perché Wilson porta su quella scena una serie di punti di vista, cioè forse 14 punti, che impone in qualche misura alle potenze europee che non sono per niente d'accordo, che non condividono questa visione. Noi chiediamo, diciamo per principio di nazionalità e un po' di nazionalismo a quel punto, di avere Fiume, perché nel frattempo abbiamo incominciato a avere una visione più ampia dell'Adriatico. Wilson è contrario, forse diciamo, avendo una maggiore consapevolezza di questa complessità etnica della città di Fiume, e propone uno status di città libera. Su questo si rompono diciamo dei rapporti diplomatici e l'Italia ritira la sua delegazione, tra l'altro perdendo anche potere negoziale. Il problema qual è? È che noi pensiamo spesso Trento e Trieste eccetera, nella realtà dell'impero austro-ungarico, della duplice monarchia, Trieste era lo sbocco al mare dell'Austria, Fiume è lo sbocco al mare dell'Ungheria. Quindi con una certa lucidità si era sempre pensato di lasciare Fiume a ciò che sarebbe rimasto al depotenziato impero austriaco, cioè se noi ci prendiamo Trieste, questi lo sbocco al mare tocca lasciarglielo per scopi commerciali. Quindi anche da un punto di vista di realpolitik proprio, di equilibri, aveva o avrebbe avuto un senso. È una questione complessa. Con lo status di città libera si cercava di ottenere una mediazione. Chiaramente quello che può essere per noi chiaro oggi nel 2020, negli spiriti tempere del 1900,
19 aveva tutt'altro aspetto. Qui lo vedete, la cartina andava prima, ma non c'entrava molte illustrazioni. Vedete il complicato ritaglio geografico quando si cerca di sistemare le cadute. Che succede? Gli ungheresi fondamentalmente di fronte al casino lasciano la città, fondamentalmente, la lasciano. I croati, gli slavi, diciamo, delle campagne la occupano, viene poi messa sotto controllo interalleato e gli alleati in questo caso ce la lasciano gestire a noi. Quindi di fatto ci sono gli italiani, anche se non con un mandato italiano, con un mandato internazionale. Però gli italiani di Fiume, nel senso di città, la parte più accesa, più come dire, irredentista, eccetera, forma questo comitato nazionale fiumano che proclama l'annessione all'Italia. Questo non funziona, il governo Orlando occupa Fiume, il governo Nitti successivamente ritirerà le truppe, quindi la situazione è molto esplosiva. In questo quadro, nel quale l'Italia, che ha fatto sacrifici enormi durante la guerra, che ha i famosi 600.000 morti, eccetera, da in qualche modo razionalizzare, come altri paesi hanno loro, ma si cerca di darsi una spiegazione perché tutti abbiamo uno o più morti in famiglia, a che è servito. Il discorso che faceva Gianni Di Martino sulla riduzione delle spese non è un... scusate, questo che ha fatto? Si è sganciato? Che ha fatto? Matteo, riesci a rimettere? Dicevo, il... desincronizzato. Bisogna spiegargli questi sacrifici, questi costi, queste spese di sangue e di denaro, no? Per cui la misura, diciamo, più tradizionale, il territorio, l'occupazione, eccetera, è il modo più semplice per farlo, anche se rimanda, rinvia, eccetera, una serie di problemi. C'è sta adesso? No. Chiudi. Si è sganciato. Abbiamo anche la conferenza mutilata oltre alla vittoria. Ecco, la ripresa, ecco, grazie. Ecco, i nazionalisti italiani incominciano a vagheggiare di riprendersi la città e si rivolgono a D'Annunzio come, come dire, la figura politica che può fare da garante, ma anche per in qualche modo vendere quest'idea all'opinione pubblica. Il governo, qui anticipo quello che dirà poi l'amico Valiale, si preoccupa perché D'Annunzio è D'Annunzio, D'Annunzio fa presa, D'Annunzio è seguito. Quando D'Annunzio incomincia nel discorso del città Gianni Di Martino a parlare di Tokyo, gli dice vai. È impressionante la rapidità con la quale la direzione generale ha avuto questo spunto, organizza il volo, compra gli aeroplani e dice parti, parti, parti. È uscita fuori una lettera, diciamo di recente, in occasione del centenario, studiando, ricercando, gli dicono in Giappone li aspettiamo a ottobre, vogliono togliersi i piedi per risolvere quel problema. Quindi il Rai Roma Tokyo come arma di distrazione di massa. Il 28 giugno 19 si firma il Trattato di Versailles, tre mesi dopo viene firmato con l'Austria-Ungheria un trattato di pace che non parla di Fiume. Il 12 settembre, due giorni dopo, D'Annunzio, tra andare a Tokyo e diciamo rivolgersi all'Adriatico, preferisce l'Adriatico. Parte da Ronchi Legionari, entra a Trieste, a Fiume, in automobile con i granatieri, raccogliendo, strada facendo, le file si ingrossano perché le truppe italiane, che sono già schierate lì, simpatizzando, si uniscono. Quindi partono in pochi e arrivano decisamente di più. Nasce questa reggenza del Carnaro, e anche qui non stiamo parlando, la chiacchierata di stasera non è solo su Fiume, ma tocca dirlo, è una cosa curiosa perché si vuole unire Fiume al Regno d'Italia, quindi una struttura monarchica, ma la prima stesura e l'impostazione viene data a questa curiosa cosa che è a base a Fiume, è una repubblica, e per decenza, anziché chiamarla repubblica perché poi non sanno come fare, la chiamano reggenza, ma questo è documentato, non è soltanto un'illazione. In realtà su questo convergono tutta una serie di forze, diciamo, individualmente brillanti, intelligenti, dinamiche, che guardano avanti della società italiana. Non tutte compatibili fra loro, ci sono i nazionalisti puri, ci sono i volontaristi di Estrazione Garibaldina, ci sono gli irredentisti democratici, ci sono dei socialisti, come dire, non comunisti,
Ecco, perché lì si sta anche succedendo quello, c'è stata la rivoluzione d'ottobre, tutta questa gente si trova, il che è quello che rende così straordinariamente incasinato e interessante l'esperimento sociopolitico di Fiume. E nomi che vanno appunto da Giuseppe Giuliati, a Alceste d'Armis, a Giuseppe Giulietti, eccetera, saranno avventure di 16 mesi. Guardate quello stendardo Fiume a morte, perché poi quell'immagine torna. Gli aviatori, in questo caos, ci vanno anche degli aviatori. Un misto di reparti aerei a frammenti, gli idrovolanti che già stavano a Fiume, ci sono degli idrovolanti della Marina che sono arrivati lì e ci sono e partecipano. Si trasferisce più o meno tutta la terza sezione SVA da Zemonico, anche lì la Dalmazia ci interessa e questi vanno subito con D'Annunzio. Due SVA che vengono rubati dal campo di Aiello, e qui nelle memorie del generale Briganti c'è una divertentissima storia di come Briganti con un L3, un idrovolante, porta Granzarolo, Bonmartini e un altro, quello non mi ricordo, lì per fregarsi gli aeroplani e andare a Fiume, riesca a portare uno, all'altro no, eccetera, eccetera. Cioè, poi su questo siamo rimasti amici con Bonmartini tutta la vita fino al 74. Anche questo furto di SVA ricordatevelo. Tentano di rubare 8 aeroplani a Torino all'Ansaldo, riescono ad arrivarne solo 2 in realtà. Uno si sfascia, c'è cioè a bordo un certo Vincenzo Lombard, allora maggiore, ricordatevelo, anche lui comunque arriverà lì e a piedi ed è legionario fiumano, eccetera. 2 aeroplani li rubano a Centocelle, con una cosa da film, perché dicono che gireranno un film, un documentario, riescono ad essere autorizzati a volare e poi anziché fare le riprese cinematografiche, vanno a Fiume. In tutto questo, la reazione delle autorità qual è? Uno, non ci possiamo fidare dei piloti, perché sono teste calde. 2, chiudiamo gli hangar. 3, smontiamo i magneti, così comunque non riescono a mettere in moto gli aeroplani, i magneti vengono. Questo ci trova traccia e deprime moltissimo, perché il pilota che non vola non è contento, ma anche per la sfiducia implicita. Quindi questo si trova molta traccia nella memorialistica, proprio della sfiducia, della pesantezza del clima di questo divieto di volo, come viene interpretato. Se intravedete lo SVA sopra, non so bene dove sia, ma vedete che c'è un 31 scritto sopra, quella 31esima squadriglia, un aereo di quella squadriglia sorvola in quei giorni iniziali di occupazione di Fiume, la città, lanciando manifestini, lanciando di supporto, stallano, si accoppano e sono i primi 2 aviatori morti a Fiume, diventano martiri per la causa, anche se in realtà non hanno mai disertato per andare a Fiume. Hanno espresso supporto, che è un'altra delle tante sfumature del problema. C'è chi ci va, ma c'è anche chi li appoggia da fuori, rendendo estremamente difficile, immaginate per i comandi e per le autorità, gestire il fenomeno. Operazioni, bah, il titolo è grosso. Intanto il punto fondamentale è che non ci sono operazioni aeree, non c'è un nemico da combattere, perché le forze italiane presenti, diciamo, in zona si guardano bene dal cercare uno scontro con altri italiani, ma ci siamo ancora sopra, sì. Quindi in realtà operazioni non ci sono. C'è l'idroscalo con alcuni idrovolanti, c'è il campo di Grobnico, che potete vedere quanto sia adatto fra alture e pietre, ha dei piccoli hangar di tela, poi vedremo delle particolarità, ma questi sono i posti. Non abbiamo diciamo reparti formali organizzati, pur nella grande fantasia d'annunziana che produce carte intestate, timbri, vessilli, uniformi, stemmi, non si ha notizia diciamo di reparti organizzati a Fiume. Voli fanno voli di propaganda, manifestini spesso vengono utilizzati per cercare di portare messaggi, per portare notizie da Fiume, tra virgolette, assediata fuori. Uno dei piloti che hanno trafugato lo SVA da Centocelle viene addirittura mandato a Parigi con l'aeroplano. Quindi questo si fa. E ricevono un supporto semiclandestino dai reparti di colati, cioè in realtà benzina, le poche parti di ricambio non gli mancano mai. Nelle memorie del generale Briganti, che era all'epoca un tenente di vascello su una nave militare ancora da Fiume, dice che la Marina pagava regolarmente gli stipendi agli ufficiali di Marina che stavano con D'Annunzio. Quindi è una situazione molto sfumata. Parlare di attività è estremamente difficile, bisognerebbe trovare dei libretti di volo, ammesso che segnassero i voli, eccetera, per avere una descrizione puntuale, no? Abbiamo foto di singoli aerei, abbiamo nomi di singoli piloti, per esempio, a conferma del fascino di D'Annunzio,
quattro dei piloti della Serenissima aderiscono. Palli è morto nel febbraio del 19 marzo cercando di andare in Francia, due, Finzi sta facendo altre cose, cioè comunque quattro, tant'è che mentre il volo Roma-Tokyo nasce come una sorta di volo su Vienna verso est, quando si farà la direzione generale dice nessuno della Serenissima, perché sono d'Annunziani e non ci possiamo fidare. Ci sono questi quattro caduti, ma questi quattro, più Scaffidi e Bini, sono sicuramente quelli della 31esima squadriglia, che non sono, diciamo, di questa, chiamiamola pure, aviazione fiumana, sono morti esprimendo supporto e simpatia. Questa immagine, che è un fotomontaggio pubblicato nella rivista Nel Cielo, l'ho lasciato con la didascalia perché l'ho ripreso dalle memorie del generale Briganti, che è quello in divisa di Marina in basso a sinistra. Lui la teneva incorniciata sul muro, me lo ricordo bene. Per esempio, Briganti non era mai aderito, era rimasto con i reparti regolari sulla sua nave, pur simpatizzando molto per i diciamo fiumani. Quindi è un quadro piuttosto difficile, quando già a caldo questi volti, questi nomi vengono attribuiti, diciamo, per chiara fama e non necessariamente per una adesione. In questo quadro, quindi, è improprio parlare di attività aeronautica, di aviazione fiumana, eccetera. Ci sono soprattutto aviatori che aderiscono all'idea. Però due di questi meritano un cenno. Uno è Guido Keller, per cui prima o poi, se riusciamo a far smettere a Paolo Variani di scrivere biografie di Baracca, ce ne scrive anche una di Guido Keller, che ora. Comunque, Keller è molto amico di Baracca, passa l'ultimo anno di guerra alla 91esima squadriglia, è un tipo estremamente eccentrico che già durante la guerra fa cose piuttosto curiose, eccetera, eccetera. È uno dei pochissimi giovani a Fiume autorizzati a dare del tuo ad Annunzio, che lo nomina suo segretario d'azione, non è chiarissimo cosa voglia dire, ma vive con un'aquila in casa, non sta giocando, perché lui ci vive dentro con gravi problemi della padrona di casa, che si lamenta che, insomma, tutte le varie deiezioni e quant'altro stanno tutte nell'appartamento, eccetera, tanto per capire. Lui è uno di quelli che volano e fa cose stranissime, voli di propaganda, ma anche usi molto meglio che sono, diciamo, operazioni non convenzionali. Loro ogni tanto hanno problemi di approvvigionamento, forse più di varietà che di quantità. Una volta lui con lo SVA va da una parte a razziare cose, si carica un maiale sull'aeroplano vivo e lo porta lì, e in atterraggio il peso dell'animale sfonda, eccetera, quindi a terra avendoci un carrello con due gambe di più praticamente. Alla fine dell'avventura fiumana farà il famoso volo di protesta su Roma contro il trattato di Ravallo, che diciamo non individua per la città il destino che si era pensato. Ma lì lui è, diciamo, l'anima poetico-estetica, perché in realtà, diciamo, indulge alla vita artistica decadente, ma al tempo stesso creativa, fatta, come dire, di sostanze psicotrope, di libertà di costumi e quant'altro. Crea un'accademia di yoga, un tipo veramente sopra le righe. Ma anche questo, pur volando, è più come persona Keller che non aviatore. Ha una vita molto molto curiosa e anche brillante nei suoi alti e bassi, talmente vicino ad Annunzio che poi viene sepolto al Vittoriale e in una delle 10 arche che stanno intorno a quella del Vate. Se vogliamo più sull'anima militare, abbiamo Ernesto Cabruna, asso con 8 vittorie, 2 medaglie d'argento e una di bronzo al ruolo militare durante la guerra, poi uno dei due argenti verrà commutato in oro nel 24, carabiniere, sottufficiale, diventa ufficiale per merito di guerra, si dimette dai carabinieri per andare a Fiume, quindi lui almeno non viola alcun giuramento, non si ribella perché lascia il servizio. Però a Fiume non vola, però è a capo del Consiglio Militare, guida delle azioni militari, e nel suo tentativo di organizzare, dare una struttura militare a questo, si scontra violentemente con D'Annunzio. Abbiamo delle lettere dove lo rimprovera, e insomma, meno male che il maresciallo dei carabinieri, insomma, non è a petto del Vate, ecco, teniamo presente, ma gli dice, insomma, tu sei lì, tiri cocaina, eccetera, noi qui ci abbiamo da fare la guerra, siamo assediati, ti vuoi svegliare, vuoi mettere i piedi per terra, vuoi fare il capo. Quindi lo prende duramente, nonostante questo anche lui rimane, diciamo, affettuosamente legato a D'Annunzio, che non lo scomunica, tant'è che pure lui è in quell'arca a sinistra,
muore abbastanza tardi, in realtà muore nel 60 e anche lui è al Vittoriale. Il suo aeroplano, che forse non è proprio quello della foto, è al Museo di Vigna di Valle. Pubblicherà un diario sulla sua esperienza fiumana, che è un'importante testimonianza dal di dentro sull'esperienza fiumana. Però è un aviatore che aderisce come uomo e non come pilota, perché non abbiamo traccia di sue azioni di volo, e se vogliamo è il contributo più militare. Questa esperienza fiumana finisce abbastanza presto, abbiamo detto 16 mesi. Cosa succede? Che a novembre del 20 viene raggiunto un accordo con l'Aeronautica Jugoslavia e si conferma lo stato di città libera per Fiume, un po' come per Danzica, no? Ecco, tra l'altro guardate quella foto, lì l'ho trovata al Vittoriale, dovrebbe essere una visita ed annunzio al campo di Grodnico, ma guardate che in fondo è uno shelter quello, vedete che ha il pavimento ribassato, cioè l'aeroplano è messo sotto a scopo protettivo, non è ben chiaro contro chi, però non può essere accidentale, perché il terreno lì è molto roccioso, hanno fatto fatica per scavarlo, quindi evidentemente ci deve essere una qualche concezione difensiva, si aspettavano degli attacchi, chi lo sa. Comunque, fatto questo, l'aviatore Keller fa l'azione aviatoria, fa il famoso volo dimostrativo su Roma, e cioè, il volo Fiume-Roma con uno SVA non era facilissimo, e dà la sua personale pagella, diciamo, ai vari attori. Quindi degli omaggi simbolici, positivi, al Papa, alla Regina, e un pitale su Montecitorio, ai politici, no? Poi tenta di rientrare in realtà a terra a San Marino, eccetera, altre vicissitudini, eccetera. Questa è, se vogliamo, il volo più futurista, il volo più immaginifico che c'è. È una beffa, ma esprime questo sentimento dei fiumani di essere stati traditi. In realtà, siccome ormai c'è stato l'accordo, il trattato, il governo in dicembre sgombra la città, ci sono degli scontri, c'è qualche una manciata di morti e qualche decina di feriti, e D'Annunzio lascia la città il 18 gennaio 21. Perché è interessante? Perché i giornali italiani tra Natale e Capodanno scrivono che D'Annunzio ha lasciato la città in volo col suo SVA, eccetera. Invece se n'è andato in gennaio con l'automobile, esattamente come era arrivato, non lo tocca nessuno, un'altra stranezza, comunque lui saluta, ringrazia i legionari, fa tutte le cose e se ne va. E così finisce la cosa. Poi dopo, diciamo alla fine del gennaio del 24, la città viene annessa ufficialmente all'Italia dopo un breve periodo. Ho messo quella foto divertente perché la targa automobilistica di Fiume, che adesso è stata riciclata FM come sigla di Fermo, ma in realtà è la provincia di Fiume, FM. Ed è la provincia del Carnaro, peraltro, non la provincia di Fiume. Ecco, due considerazioni e stiamo finendo. Qui non ha funzionato il coso, va bene. È in fondo un antenato dell'esperienza dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Se volete, abbiamo il dovere contro l'ideale, abbiamo la continuità, se volete, degli obiettivi di guerra nazionalisti contro la discontinuità, che era di accettare questi nuovi principi sanciti a Parigi, il cameratismo, il fatto che questi gruppi di persone legate da vincoli di amicizia, spesso personale rispetto alla gerarchia che li legava, l'attrazione di figure carismatiche, se vogliamo, i piloti, poi qui c'era un'altra immagine sotto che purtroppo l'animazione non sta funzionando e quindi non la potete vedere, ma insomma, come gli aviatori che nel 43 vanno a nord rispondendo agli appelli radiofonici di Botto, qui rispondono agli appelli alle cose di D'Annunzio, è un'altra cosa. Rischio di guerra civile, il grande timore che si sparino fra italiani, e lo scarso realismo politico, perché non è chiaro cosa potessero fare. Anche la pur immaginifica carta del Carnaro, questa costituzione che viene fatta, farla funzionare anche con la fantasia italiana sarebbe stato molto molto difficile. Perché ho messo questo signore? Perché questo è un tenente pilota dell'Aeronautica Repubblicana che muore in combattimento il 14 maggio del 44, ma il padre è uno che va con D'Annunzio ed è protagonista di Tommaso, con un M sulla cartola, è un'impresa incredibile, molto dannunziana, cioè viene mandato a fare una certa impresa fuori dalla zona, deve rientrare,
trova un passaggio su uno svacche, però è monoposto, per cui vola aggrappato all'ala. E c'è tutta una serie di disegni in cui questo sta sdraiato a pelle di leopardo, secondo me in realtà stava a cavalcione fusoliera, ma insomma, comunque appeso così, e fa da Vicenza a Fiume in questa, ed è il padre di questo. Per cui in questo legame, così questo parallelismo tra le due vicende, ci sono anche delle persone che forse per tradizione di famiglia seguono questo, ma gli esiti sono diversi. Perché mentre quelli dell'ANR sappiamo che diciamo, non vengono riconosciuti, in realtà il personale che fa l'impresa di Fiume viene ripreso in servizio, salvo chi non vuole essere ripreso. C'è una medaglia commemorativa di Fiume, che è quella con i colori della bandiera, e se vedete su quel nastrino che ho trovato in internet, viene venuto in precedenza prima della marcia su Roma. Certo, è stato 2 anni prima, 3 anni prima, però viene prima, è ai colori della bandiera di Fiume, quella è la medaglia. La cosa più interessante è che ne viene data una lettura nazionale, perché quell'ordine di precedenza, scansionato dall'annuario del 1954, dimostra che mentre il nastrino della marcia su Roma ovviamente non c'è più, quello commemorativo di Fiume si può portare. Per cui passa alla storia non come laboratorio, come incubatore del fascismo, ma come momento nazionale, come una rivendicazione legittima di un pezzo di territorio italiano. Quindi questo è abbastanza interessante. E qui ovviamente le conclusioni, ecco, qui invece funziona l'animazione. Quindi un tema che dobbiamo studiare, sicuramente se dovessimo scrivere bisognerebbe fare più ricerche su quei nomi, su quelle persone, mettere più dati. C'è questo collegamento con l'utopia politica della Carta del Carnaro, una dimensione operativa molto molto limitata, un'esperienza che viene istituzionalizzata dal fascismo, non so se l'ho messo lì, ma quel Vincenzo Lombard che vi dicevo andrà in pensione nel 1936 da generale di squadra aerea, quindi non solo viene ripreso ma si fa tutta la carriera tranquillamente. Il maggiore Lombard, che diciamo si comporta in violazione degli ordini delle autorità eccetera, in realtà non ha alcun pregiudizio di carriera. Un importante ruolo identitario, vi ricordate quel gonfalone che diceva Fiume morte all'inizio? Lo trovate lì come insegna su quello svacco a Grobnico, poi lo troviamo insegna dei reparti d'assalto di Amedeo De Cozzi negli anni 30, ed è, se vedete, è il gladio degli arditi con le ali, no? Quindi c'è anche una metafora dell'impegno. Poi ce lo troviamo al 50° stormo, ce lo troviamo fino sul tornado, mamma mia, è l'insegna d'Annunziana che è andata avanti fino al settembre 2016, un legame diretto con l'impresa di Fiume. Perché nemmeno Paolo, che appunto conosce tutte le matricole e niente eccetera, riesce a dimostrarmi che quello stemma degli arditi eccetera ci sia durante la prima guerra mondiale. Quindi un'insegna d'Annunziana e quindi un'identità forte, un elemento forte della nostra identità che arriva. Oh, l'ultima testimonianza materiale è lo SVA che sta a Vigna di Valle, che è quello che era stato trafugato ad Aiello con Granzarolo e che ha ancora alcuni dei voli che sono stati segnati e ricordati da Fiume. È stranissimo che su 2000 circa SVA costruiti al museo abbiamo uno dei 10 che hanno fatto questa minuscola, stranissima impresa. E con questo io concludo e vi ringrazio per la pazienza. Grazie.